Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai tutti già sapete, ormai lo sanno anche i muri, DJI ha appena rilasciato il nuovo DJI Mavic 3, un drone incredibile, diciamo una bestia di drone, con caratteristiche impressionanti, con un prezzo però altrettanto impressionante, perché come ormai sapete si parte da 2.119 euro per la versione base. Però non è di questo che voglio parlarvi, o meglio di questo, ma vista sotto un altro aspetto. O meglio di questo, ma visto sotto un altro aspetto. Allora, quando è stato rilasciato lui, l'Apsan Zino Mini Pro, è stato rilasciato molto, molto acerbo. Acerbo cosa vuol dire? Con tantissime funzioni dichiarate, ma non funzionanti. Poi pian piano sono arrivate tutte le funzioni dichiarate, ormai gli manca solo l'attivazione dei 48 megapixel per quanto riguarda le foto. Poi tutto adesso è attivo. Poi tante cose devono essere ottimizzate, però le funzioni adesso sono tutte attive. Però quando sono arrivati i primi esemplari a noi consumatori, sul web, su YouTube, dappertutto si è gridato allo scandalo, perché questo non funzionava, perché questo non funzionava, perché questo non funzionava, con la data dell'aggiornamento che avrebbe poi introdotto queste funzioni e via dicendo. Quindi ecco, non fa questo, non fa questo, non fa questo, e ci stava, perché comunque il drone noi l'abbiamo pagato una determinata cifra per avere comunque quelle funzioni dichiarate, che però sono arrivate col tempo. Qua sta succedendo la stessa identica cosa con il DJI Mavic 3, e ripeto, col DJI Mavic 3 da 2.119 euro. Cosa vuol dire? Che il drone adesso uscirà al pubblico l'11 novembre, cioè praticamente dopodomani, e chi lo riceverà non avrà tantissime funzioni disponibili. Quindi si pagherà questo drone questa importante cifra per non avere che cosa? Non avere l'Active Track funzionante, perché l'Active Track 5.0 non sarà funzionante subito appena vi arriva il drone. Non saranno disponibili i Quick Shot, i voli automatici, quelli che abbiamo sul DJI Mini 2, quelli che abbiamo sul Air 2S. No, qua non li avremo funzionanti. Non avremo i Master Shot, questa funzione introdotta col DJI Air 2S, che ci permette di inquadrare un soggetto, dargli l'ok e il drone fa tutto da solo, fa riprese, fa inquadrature, fa tutto in automatico, creandoci una sorta di video cinematografico. Quindi anche questa funzione non sarà attiva appena vi arriva il drone. Non sarà attiva la funzione panorama, questa funzione che permette al drone di scattare foto panoramiche, e non sarà attiva nemmeno la funzione di trasferimento veloce dei file, cioè questa funzione appunto che ha questo Mavic 3 di trasferire in maniera velocissima i file dallo smartphone al drone in wifi, perché comunque utilizzerà il wifi 6 e arriverà a trasferire i dati fino a 80 megabit per secondo. Ma anche questa funzione non sarà disponibile, e uno dice vabbè, non è disponibile subito, lo sarà nel giro di poco. Ragazzi, DJI ha dichiarato che queste funzioni, e ok, alcune magari possono interessare più o meno, ma altre tipo l'Active Track o anche i Quick Shot stessi, comunque sono funzioni secondo me a cui uno tiene ad avere se acquista un drone, soprattutto se lo paga 2.119 euro, sono funzioni che abbiamo qua, vuoi non averle lì? E però purtroppo bisognerà attendere gennaio 2022. Quindi la mia domanda è: perché per l'Apsan Zino Mini Pro, dove io ho criticato Apsan perché comunque ha rilasciato il drone in maniera molto acerba, dando poche delle funzioni al lancio rispetto a quelle dichiarate e introducendole poi successivamente, però una cosa che non ritengo corretta, perché acquista un drone e spende determinate cifre, perché uno lo acquista per avere subito quelle cose, e qua sta succedendo la stessa identica cosa, ma secondo me in maniera ancora più accentuata, per il fatto che qua il drone lo paghiamo 2.119 euro nella versione base, quindi anche se prendiamo il drone nella versione più costosa non le abbiamo lo stesso queste cose, e soprattutto perché è DJI a fare una cosa del genere. Finché me la fa Apsan non mi meraviglio più, mi dà fastidio, perché comunque il drone l'ho pagato, e mi dà fastidio che non le abbia al lancio, però
non mi stupisce che Apsan faccia cose del genere, come fanno altri marchi che non sono comunque DJI. Ma fatto da DJI, che ha voluto sì, probabilmente lanciare il drone e in maniera anticipata rispetto a quello che è, diciamo, la finitura del firmware del drone, per arrivare a consegnarli prima di Natale, ma fatto da DJI, dà molto, secondo me molto più fastidio, uno per il prezzo del drone, due perché comunque è fatto da un marchio leader. E tutto questo ovviamente è comprensibile per il fatto che probabilmente non sarebbe riuscito a lanciare il drone, appunto, visto che l'aggiornamento arriverà a gennaio 2022, non sarebbe riuscito a lanciare il drone con queste caratteristiche prima di Natale, e ovviamente perdere quello che sono comunque le feste natalizie per quanto riguarda gli acquisti è davvero per un'azienda una perdita importante. Però è altrettanto vero che è una perdita di stile e di immagine, secondo la mia opinione, lanciare un drone con l'assenza di queste caratteristiche e soprattutto per un drone di questa fascia di prezzo, perché ripeto, alcune di queste funzioni le abbiamo sul DJI Mini 2, altre le abbiamo sul Air 2S e qua non abbiamo praticamente nemmeno queste funzioni. E per non parlare poi di questo ActiveTrack 5.0, perché chi acquista questo drone non vedeva l'ora di provarlo con questi sensori che diciamo proteggono il drone, rilevano gli ostacoli a 360 gradi in maniera veloce, vedono gli oggetti anche a distanza importante a tantissimi metri, però non può utilizzarli fino in fondo perché comunque l'utilizzo massimo secondo me viene dato dall'active track, cioè è lì che si capisce quanto questi sensori e questa funzione di anticollisione e di aggiramento degli ostacoli funziona bene, è durante un active track. Quindi non capisco perché qua tutti abbiamo gridato allo scandalo, alla vergogna di Apsan nel rilasciare un drone incompleto nelle sue funzioni, mentre qua o non se ne parla proprio che queste funzioni mancano attualmente, arriveranno tra circa due mesi, o addirittura se ne parla ma vabbè, mancano ma non fa niente, non sono importanti, o vabbè, è importante che arrivano. Però ok, qua erano importantissime perché certe di queste cose sono quelle che mancavano qua, no? Tipo l'active track è arrivato dopo, i sensori anticollisione si sono attivati successivamente a quando è stato consegnato il drone, tantissime cose sono arrivate dopo qua, però qua abbiamo gridato tutti alla vergogna e diciamo alla poca serietà di Apsan. Qua invece sembra che tutto va bene, lo fa DJI, qualsiasi cosa faccia DJI nel bene e nel male, non so, è vero, il drone è bellissimo, ha funzioni incredibili, però siete d'accordo con me che consegnare un drone così incompleto a 2119 euro nella sua versione base, secondo me è qualcosa che DJI non avrebbe, secondo me, dovuto fare. Scrivetemi voi nei commenti la vostra opinione, se l'avete acquistato, cosa ne pensate, che l'aggiornamento di queste funzioni arriverà solo a gennaio 2022, o se invece non l'avete acquistato, cosa ne pensate comunque di questo comportamento di DJI a livello di aggiornamento, che arriva così tardi per introdurre funzioni anche, se vogliamo, basiche per un drone come un DJI, cioè i quick shot. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti la vostra opinione, se questo è il mio video in cui vi ho detto le mie considerazioni e le mie opinioni riguardanti questa frettolosa voglia di DJI di lanciare questo drone vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, posti dove vado a volare con i droni. Mi raccomando, seguitemi se vi va su Instagram, sempre se vi va seguite i miei canali Telegram offerte per sostenere ovviamente questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!